Ciao a tutti ragazzi e benvenuti su Lele King TV e con la prima partita della Master League con PES 2020. Iniziamo con la Serie A ragazzi e cerchiamo di aiutare una squadra in difficoltà, che è il Napoli ragazzi, come sapete. Non sta andando benissimo, cerchiamo di portarla in alto dove si merita. Chi possiamo scegliere come allenatore ragazzi? Ma qui è semplicissimo, insomma, non è che ci sia tanto da decidere. Per il Napoli non c'è allenatore migliore di Diego Armando Maradona. Elegante, no? Sportivo, mettiamo sportivo, no? Che Maradona, mo, Maradona è sportivo. Abbigliamento sportivo. Frequenza dei trasferimenti mettiamo piuttosto alta, disponibilità normale, budget di presenza normale, finestra, prima della finestra di trasferimenti attivata. Ingaggio annuale, sì, annuale, euro, livello abilità avversario professionista. Ok, possiamo iniziare la nostra Master League con Diego Armando Maradona, allenatore del Napoli. Cerchiamo di portare in alto questa squadra. Ecco Diego Armando Maradona che entra nella sede del Napoli. Ecco qua, Insigne, dagli il benvenuto e Carillon, stretta di mano tra due dei giocatori più rappresentativi, poi c'è Koulibaly che stava tanto bene a parlare al telefono, a giocare col telefonino e è venuto il mister a rompergli l'anima. Fabio Ruiz che gli stringe la mano, bene. Intanto Maradona con questo bicchiere che spero che sia caffè, ma ho i miei dubbi che sia caffè. Chissà che sostanza c'è dentro quel bicchiere. Secondo me c'è qualcosa di altamente alcolico. Obiettivi di stagione, definizione, obiettivi. Andiamo a decidere gli obiettivi di questa squadra che sicuramente saranno alti. Io penso che siano obiettivi di scudetto, adesso ce lo dice. Vorrei parlare degli obiettivi della squadra. Ci dice il dirigente. In qualità di direttore sportivo, credo che quest'anno dovremo puntare a vincere il campionato. Tu che ne pensi? Che ne penso? Come sta andando realmente, insomma, è un po' difficile, però noi gli diciamo sì perché siamo d'accordo di voler per forza vincere il campionato. Sono d'accordo, dovremo anche provare a entrare in Coppa d'Elite d'Europa. Dovremo anche tentare la vittoria in Coppa d'Elite d'Europa. Non esageriamo, sono d'accordo. Sullo scudetto e basta. Sono d'accordo, non voglio escludere le nostre chance in Coppa d'Elite d'Europa, ma la vittoria di campionato ha la priorità. Giustamente. Ha l'idea ben chiara, Diego Armando Maradona. Su questo. Mi fa piacere vedere che la pensiamo allo stesso modo. Questa stagione vinceremo il campionato. E dai, su. E dai, almeno su PES cerchiamo di vincere questo campionato. Siamo completamente d'accordo, ok. Questo non ha parlato fino adesso, adesso praticamente se ne esce dicendo siamo completamente d'accordo. E Diego Armando Maradona dice, ma che cavolo vuoi tu? Dopo il goccetto che si è fatto prima. Conferenza stampa, eccoci qui in conferenza stampa con il pallone del Napoli, città che Diego Armando Maradona conosce molto bene. Si mette seduto tranquillo e sentiamo che domande ci fanno i giornalisti. Allora, complimenti per la nomina, lei è un allenatore nomade, alle spalle tanti altri club. Ritiene che questa nomina sia il momento più importante della sua carriera? È un nuovo inizio, è il momento più felice della mia vita calcistica, certo è uno dei momenti migliori. Secondo me possiamo anche mettere il momento più felice della mia vita calcistica, visto che Diego Armando Maradona ha un certo legame con la città di Napoli. Per prima cosa vorrei ringraziare il club che mi ha dato questa opportunità e che ha avuto fiducia in me. Non so dirvi quanto sono felice di essere al timone di un club così prestigioso. È un sogno che si avvera. Senza dubbio è il momento più felice della mia vita calcistica. Queste le parole di Diego Armando Maradona. Che stile di gioco intende adottare in questa stagione? Bene.
Questa è una domanda a cui rispondere. Voglio vedere un calcio pulito e sportivo, voglio davvero far faville, voglio vedere i ragazzi giocare duro. Io direi, ragazzi, che voglio vedere i ragazzi giocare duro perché il Napoli di adesso è un po' deludente, soprattutto su quel punto di vista. La parola chiave per me è l'intensità. In attacco o in difesa bisogna sempre essere pronti a metterci il cuore. La tecnica e la precisione sono importanti, certo, ma non bisogna mai dimenticare che il calcio è uno sport fisico, è una vera battaglia e non c'è posto per i giocatori che non sono disposti a mettersi in gioco, a dare l'anima per la vittoria. Bene, siamo d'accordo. Diego Armando Maradona lascia la conferenza stampa. Bene. Adesso siamo proprio pronti a iniziare la nostra carriera. Qui ci sono i messaggi, le solite cavolate, l'obiettivo e via dicendo, avanzamento, gestione squadra. Allora, andiamo a vedere un attimino la squadra, per anche come gestirla. Qui c'è il 4-3-3, in porta mettiamo Meret come secondo spina, Karnesis e Daniele qui li leviamo. E in difesa leviamo Di Lorenzo e mettiamo Koulibaly, centrale di difesa, Malquit al posto di Isai e anche Goulam al posto di Mario Rui. Ok. Centrocampo a 3 con 3 centrocampisti Alan, Fabian Ruiz e Zielinski, questo lo lascerei così. In attacco Milik e Caleglione, ok, lascerei anche questo così, non toccherei niente. E qui c'è sicuramente qualche difensore di troppo. Leviamo Isai, mettiamo un centrocampista, ma non abbiamo altri centrocampisti. Dobbiamo andare sul mercato a comprare centrocampisti. No, io lascerei tutto così per adesso. Ok, per quanto riguarda la formazione, poi istruzioni avanzate, falso 9, neanche per sogno, giochiamo con tiki-taka, difesa linea bassa, no, mettiamo questa qui. Ok, queste sono le nostre direttive per quanto riguarda il gioco. Impostazioni, penso già, insomma, qui capitano, lui, tiratore a lunga distanza, Zielinski. Milik, tiratore punizione corta, forse ci metterei più Insigne. Spalla punizione, sì, Milik, tiratore angolo sinistro Insigne, angolo destro Insigne, rigorista Milik, mi sembra giusto. Giocatori in attacco, io ci metterei Koulibaly. Anche se pure Manolas non sarebbe male. Ok, questo è per adesso. Andiamo a vedere di poter portare qualche centrocampista a casa. Casomai andiamo a vedere prima i parametri 0 o la primavera, se c'è qualche cosa di interessante nella primavera. Vediamo, ragazzi. Nella primavera non c'è niente di interessante. Andiamo a fare la ricerca avanzata. Andiamo a cercare i parametri 0 per prima cosa. Anche perché ci servono dei giocatori. Insomma, che giochino panchina, anche se qui vedo un parametro 0 molto interessante che è Mandzukic. Ma io quasi quasi Mandzukic me lo porterei o Tevez. Tevez, ragazzi, 35 anni, però potrebbe essere buono, eh. Mappiamoci Tevez, ragazzi, prendiamoci Tevez, un ingaggio un po' alto, abbassiamolo un pochetto, andiamogli a meno 2 anni di contratto, costo di rescissione di contratto, lasciamogliela, ormai c'è, gliela lasciamo. Vediamo se riusciamo a portare Tevez. Io direi possiamo prendere lui, però 37 anni, prendiamo Gil.
2 anni di contratto mi sembra buono. Ok, a posto, andiamo avanti e vediamo se riusciamo a portare a casa questi due giocatori. Trattative, andiamo a vedere. Le trattative sono arenate per quanto riguarda. Chiedo l'aggiunta di una clausola invece per quanto riguarda Gil. Accettiamo. Invece per quanto riguarda Tevez, la trattativa si è arenata. Quindi niente da fare per Tevez. Ok, andiamo a vedere la nostra squadra perché anche qui, ragazzi, noi abbiamo qualche giocatore magari che possiamo vendere. Io mi leverei Daniele, ok, giungi. Cosa ho fatto? Politica trasferimenti, lista di trasferimenti, ok. Anche lui non lo possiamo mettere. Giocatore in prestito, ok. Gaetano possiamo mettere in vendita. Lenandrigno mettiamolo in vendita. Il giocatore in prestito, Tutino in prestito. Ok, proviamo a vedere se riusciamo anche a vendere magari qualche giocatore. Andiamo avanti. Ecco qui, è arrivato Gil, il nostro primo acquisto. Alla guida del Napoli. Ce lo presentano, ecco qui, stringiamo la mano. Sta dicendo non fare caso all'alito e quella bevanda che mi bevo super alcolica, non ti preoccupare, è tutto a posto. Sei pronto a giocare con noi? Stai tranquillo. È un onore indossare la maglia di questo club, perfetto, va bene. Va bene Gil, spero di vedervi tutti allo stadio il giorno della partita, farò del mio meglio. Ok, siamo contenti per te, Gil. Qui intanto ci propongono dei giocatori, l'osservatore. Un giocatore molto giovane che ci interessa anche, però ragazzi per adesso non facciamo altre scelte. Gil logicamente lo portiamo con noi, leviamo Luperto e portiamo Gil in rosa. Allora, prima partita contro il PSV Eindhoven, qualificazione per quanto riguarda la parte preliminare. Intanto arriva un'offerta per Gaetano, ce lo leviamo subito. Per quanto riguarda la Champions League, dobbiamo cercare di passare il turno e siamo pronti a giocare questo match.
Ah, qui bisogna fare attenzione perché possiamo portare pochi giocatori, come potete vedere. Allora, Maximovic, ci portiamo lui, ci portiamo Gil, ci portiamo Elmas, in attacco ci portiamo Mertens e Lozano. Andiamo a giocare la partita, che è la prima con il Napoli per quanto riguarda Diego Armando Maradona, il suo debutto sulla panchina del Napoli in questa stagione. Pronti a Siamo scendere in arrivati ai campo, iniziali del giochiamo al San turno. Paolo. Si gioca da oggi la fase preliminare. Quindi Per tifosi molto assegnare i caldi primi per posti a questa prima disposizione della partita più con importante Diego Armando competizione Maradona. tra club europei. Per gli Passato e agonisti di futuro che questa si partita incrociano. d'andata le vacanze sono già finite. L'anno accademico è cominciato in anticipo, ma non è mai troppo presto per imparare a vincere. Che Caleion, traiettoria prenderanno da qui ai prossimi mesi? Quale sarà il loro Malquit futuro? in profondità, gli danno il Cominceremo a pallone, scoprirlo. ma viene anticipato, ma ruba il pallone, attenzione, cross al centro e Malquit, anticipo, Complessivamente peccato è ragazzi. sicuramente un valore aggiunto allo spettacolo che ci attende Alan, sul la dà tavolo di gioco. Zielinski sulla fascia, Da tentativo attenzione, verso conclusione al la porta. volo di A Gulam, colpire parata di immediatamente. Zoet. In grado di Bene il impiegare Napoli, inizia l'imponenza del pallone bene ragazzi. anche senza rincorsa. Certo, la difesa gli ha concesso troppo spazio. Caleion ruba il pallone. Lorenzo Insigne. Lorenzo Passaggio in Insigne profondità per Milik. Milik non riesce, ha ragazzi, spaventato la a difesa, sì, ma non si può fare concludere sempre tutto per da l'uscita soli. del portiere. C'erano Bene, però. numerose opzioni di passaggio. Stiamo giocando molto bene. Koulibaly. Tocco prudente al Manolas portiere. per Meret. Meret che apre per Malquit. Fabian Ruiz, Caleion Callejon. per Allan. Alan. Il Alan Napoli gliela dà sta spingendo molto Caleion, in avanti da subito. gliela dà Fabian Ruiz. Zielinski Zielinski decide di sfruttare la apre fascia. per Gulam che la dà Caleion, Con un colpo conclusione dal avvolta la limite porta dell'area di di pochi rigore fuori centimetri. di un È stato soffio, sfortunato, ragazzi. ma ha spaventato non poco gli Bellissima avversari. azione del Napoli, Gulam che vede Caleion che conclude al volo, ragazzi. Mamma mia, ha fatto la barba al palo. Ecco E l'arbitro c'è che una dà il munizione. vantaggio, ma adesso dà anche il giallo. Rosario viene ammonito per questo fallo su Insigne, ragazzi. In scivolata, bruttissimo fallo a centrocampo. Prova a velocizzare il gioco con la verticalizzazione. Guarda Fabio, se hai notato, stanno sfruttando tutta l'ampiezza del campo. È vero, soprattutto in attacco, ma è la mossa giusta. Ma è una tattica che mi piace. Gli attaccanti fanno correre la difesa avversaria di qua e di là e lasciano spazio agli Bravissimo inseguimenti dei Koulibaly. Palla centrocampisti. d'Alan Malquit. che Buona fa l'azione sulla salire destra, vediamo come va. Malquit che viene buttato giù non fallosamente secondo l'arbitro, ma attenzione, Scatta verso il pallone. ancora parte Caleion, la dà Può Malquit cercare il ancora taglio in che mezzo. attacca, Occhio cross al dentro. centro per Insigne, non Allontana. ci arriva ragazzi, Insigne di testa, ma Difesa ben posizionata, so, lontana la schiena. chiedere a Insigne di arrivare di testa a quell'altezza è un po' impossibile. Lorenzo Insigne. Allontana il pericolo. Recuperano il possesso del pallone. Milik. Passaggio filtrato per Caleion, Chiellini, attenzione al Caleion, tiro! gol di Caleion, 1-0 ragazzi, vai sotto la curva Caleion, È uscito eccolo vittorioso da qui, questo duello, non Caleion aveva porta in visto che accadeva nulla al vantaggio, il portiere. Ha Napoli, sperato assist ancora di un po' e Milik. poi ha gonfiato la rete. E dai, su, dai. Caleion porta in vantaggio il Napoli, 1-0 contro il PSV Eindhoven. Segna il gol che sblocca la gara. Ora avranno sicuramente meno pressione addosso, ma devono continuare a lottare.
Lorenzo Insigne. Milik prova Kayekon, eccolo qui, intervento rischioso. Adesso Insigne che ci prova, ma ragazzi, 15 minuti alla fine della prima frazione, un solo gol a referto fino ad ora è cruciale, e così siamo evidentemente sull'1-0. Ci mette il fisico e con questo è il pallone. Calcio d'angolo per il PSV Eindhoven. Sceglie di battere corto. La butta in mezzo. Salta, no, colpo di testa. Mamma mia, ragazzi. Mitroglou mi avvicina al gol del pareggio per PSV Eindhoven. Abbiamo rischiato. Questi la prima occasione da gol. Sono andati vicino a segnare. Noi ne abbiamo avute molte e molte di più, e non siamo riusciti a raddoppiare. Gestiamo adesso questo 1-0. Il Napoli è sopra 1-0 e ha concesso molto poco. Stanno giocando davvero bene. Il ritmo di gioco è forse un po' calato. Vogliono tornare negli spogliatoi con il gol di vantaggio, senza prendere rischi inutili. Oh, oh, oh. Errore, ragazzi, errore. Qui errore che può costare caro. Allunga il piede verso il pallone. Opportunità di ripartire. E trova bene il compagno. Peccato, e Milik si è fatto togliere il pallone. Che poteva essere un'azione molto molto pericolosa questa. Era nell'inferiorità numerica, doveva rischiare il tutto per tutto, ma ce l'ha fatta. Palla ancora al Napoli. Allan. Fabian Ruiz. Zelinski allarga il gioco sulle fasce. Gulam che non riesce a trovare la fascia. Soltanto comunque rimessa laterale ancora per il Napoli. Stiamo finendo questo primo tempo in avanti. Prova la giocata di Fino. Vediamo se crossa. Ottima giocata. Allan da fuori, conclusione per poco, ragazzi, per poco. Bellissima idea questa qui che ho avuto di far tirare Allan da fuori, e infatti siamo andati vicino al 2-0. 1-0 primo tempo, ragazzi, non perdiamoci d'animo, cerchiamo di segnare subito il 2-0 e chiudere il match, perché l'importante è chiudere il match, perché può succedere ancora di tutto. Andiamo a giocare il secondo tempo. Iniziano i secondi 45 minuti. Un solo gol di differenza sta decidendo il match finora. Insigne ruba il pallone. Attenzione, Insigne ancora. Insigne. Scambio Milik. Con Milik. Lunga. Porca miseria, però. Porca miseria. Insigne. Che cosa combini? C'è la palla lunga in avanti. Peccato quel pallone troppo lungo. Zielinski di forza. Zielinski. Fabian Ruiz per Allan che l'attacca Leon che perde il pallone. Mette in mezzo il traversone. Cerca di pescare il compagno col filtrante. Milik. C'è Lorenzo Insigne. Lorenzo Insigne. Palla Milik. Milik. Gol. E sono due. Sono due, ragazzi. E sono due. Gol di Milik. Bellissimo. Scambio fra Insigne e Milik. E Milik. E il polacco purga la squadra olandese per il 2-0. Dialogo tra i due, perfetto. Milik di piattone sinistro. Alle spalle di Zoet.
La partita ha sicuramente un padrone adesso. È chiaro che due gol di differenza cambiano le dinamiche di gioco per entrambe le squadre. Provano a ripartire da dietro. Cerca la profondità. Mamma mia. Ci siamo persi il giocatore, ragazzi. Il giocatore, palla, tutto. Ci siamo persi. Attenzione, ottimo, perché stiamo rischiando. Bravissimo Koulibaly a chiudere. Era lanciato in porta. Contropiede di Insigne. No, questo è fallo. L'arbitro non fischia. Lanciare l'azione dalle retrovie. Il Napoli ha tutto l'interesse a rallentare il ritmo del gioco e non scoprirsi troppo. La quali può concludere. Conclusione del PS Buendone, parata di Meret. Ha fatto tutta la perfezione. Il portiere si è esibito. Palla a Gulam. Che la dà Manolas a Malquit. Lascia anche qualche metro. Ma perché questa marcatura leggera, secondo te? Per non attaccare troppo la palla ed evitare di farsi superare in velocità con tocchi filtranti, direi. Bellissimo pallone per Insigne, che prova il filtrante per Caleion, che non riesce. Attenzione, palla recuperata ancora. Caleion, no, no, non ci posso credere, ragazzi. Che gol che ci siamo mangiati questa volta. Questo è un gol mangiato, ragazzi. È un gol mangiato questo. Avanza deciso. Bravissimo. Chi era? Allan, questo, che è riuscito a chiudere sulla ripartenza del PSV Eindhoven. Lorenzo Insigne, oggi autore di un assist. Fabian Ruiz. Zielinski. No, Zielinski perde il pallone. Koulibaly che va a chiudere. Ottima pressione. Ancora Koulibaly. Bene. Cagliafon, autore di una rete in questa partita. Ottima progressione, palla al piede. Palla per Insigne che tenta la conclusione al volo. Ci ho provato in scivolata, ma poi era in mezzo a due giocatori, era quasi impossibile fare gol in questa circostanza, in questo modo. Può andare. Intercetta il passaggio, pericolo. No, ragazzi, no. Mamma mia, palo del PSV Eindhoven. Stiamo rischiando, ragazzi, facciamo qualche cambio. Facciamo qualche cambio perché adesso sono andati vicino al gol e sta cosa non mi piace. Cambiamo qualcosa. Allora, prima cosa mettiamo in avanti i giocatori più freschi. Mettiamo Lozano e mettiamo Mertens al posto di Milik, che magari in velocità può mettere in difficoltà la squadra da avversaria. Poi Zielinski lo vedo un po' stanco. Facciamo giocare Gil, nuovo arrivo, proviamolo, diamogli fiducia. E rinvio arriva direttamente a lui. Tocco morbido, passaggio intercettato. Non ha avuto fortuna con il suo suggerimento in profondità. Buona l'intenzione del passaggio, ma non l'ha calibrato bene e per gli avversari non è stato difficile fermare l'azione. Riceve la palla. Prova la gol. Il portiere si oppone. Ragazzi, stiamo soffrendo in questi minuti finali. Attenzione perché perdiamo un pallone. È in posizione per il cross. Calcio di punizione per il PSV. Calcio di punizione per PSV Eindhoven, ragazzi, perché poi alla fine siamo andati in scivolata con Gulam, perché non volevamo far crossare. Ci prendiamo anche la munizione giusta. Abbiamo perso un pallone. Mi ha fatto arrabbiare. C'è un principio di rissa. Attenzione, l'arbitro la deve sedare. Calcio di punizione, cross, rinvio di Alan. Difesa ancora decisiva. Ragazzi, ma che abbiamo deciso? Pallone recuperato, palla ad Allan che la dà a Lozano, che parte in contropiede. Lozano con la sua velocità, palla per Caleion che non riesce a recuperarla.
pallone perso, ma finisce qui 2-0, ragazzi. Possiamo essere soddisfatti di questo Napoli che vince la prima partita in Champions League, quella del debutto di Diego Armando Maradona. Ok, annuncio delle squadre nazionali, la cosa ci interessa ben poco. Vediamo se c'è un'altra offerta, un altro giocatore che è, ci arriva un'offerta per Mertens, ma noi non lo vendiamo Mertens, fine trattativa. Non abbiamo intenzione di venderlo. Infortunio Malquit, bene. Guarigione prevista all'incirca ad agosto, infiammazione muscolare, convocazione nazionale, trattativa con Mertens. Va bene, ragazzi, io direi che possiamo chiudere qui la prima partita con PES 2020 e con la Master League. Io vi saluto, ci vediamo nel prossimo video. Ciao a tutti!